Simona Ventura, vita privata, età, curiosità e amori della conduttrice torna protagonista su Canale 5. Simona Ventura, che vestirà presto i panni di giudice nel serale di Amici 2018. La Ventura è stata uno dei giudici di X Factor per molte edizioni. Chi meglio di lei potrà giudicare il lavoro fatto dai ragazzi nel talent di Maria De Filippi? Simona Ventura non ha bisogno di presentazioni. Nella sua lunga carriera televisiva si è parlato di lei sia per meriti legati al suo lavoro sia per alcuni aspetti della sua vita privata che è finita spesso sotto i riflettori. Oggi Simona Ventura è di nuovo in pista per quello che riguarda il mondo della TV con il suo approdo a Mediaset. Ma ripercorriamo la vita della Ventura, dai successi della TV alla vita privata della conduttrice, tutto su Simona Ventura, dalla vita privata alla carriera di una delle donne più famose del piccolo schermo in Italia. Quanti anni ha Simona Ventura? Simona Ventura non ha bisogno di presentazioni, con il suo sorriso dirompente ed il suo carisma entra nelle case degli italiani come compagna di risate alla TV. Nasce nel 1965 e diventa una conduttrice e showgirl della televisione italiana. Oggi ha 53 anni, nasce nel bolognese e si diploma all'Istituto di Educazione Fisica di Torino nel 1984, esordisce nei primi anni 80 in Rai, partecipa tra il 1991 e 1992 a Domenica in condotta da Pippo Baudo, continua la sua carriera con la rete Mediaset dove più volte presta il volto alla conduzione del Festival Bar e porta al debutto trasmissioni come Zelig e Le Iene, diviene il volto fisso alla appuntamento con quelli che il calcio ereditando il ruolo da Fabio Fazio e conduce svariate trasmissioni come X Factor ed una edizione del Festival di Sanremo, alla guida di programmi come Il Contadino Cerca Moglie e Miss Italia, ospite di svariate trasmissioni tra le quali Chiambretti Night Show, Maurizio Costanzo Show e Mattino 5. Uno dei suoi fiori all'occhiello resta il celebre reality show L'Isola dei Famosi in cui accompagna le avventure dei naufraghi per ben 8 edizioni. Nel 2010 è su Rai Radio 1 con i programmi Ventura Football Club e Avventura Mondiale. A causa del cambio di programmazione dell'Isola dei Famosi, la Ventura ha avuto alcuni contrasti con la Rai e nell'anno successivo il suo programma di punta subisce un notevole calo di ascolti. Per correre ai ripari l'Ventura in persona sbarca sull'Isola dei Famosi in diretta televisiva, senza partecipare alla gara, ma vivendo per alcuni giorni come una vera e propria naufraga. Per l'occasione Savino presta il volto di conduttore al programma presentandosi come sostituto della padrona di casa. Grazie a questa trovata le sorti del programma vengono risollevate, riportando il programma ai suoi buoni ascolti Auditel. Nello stesso anno Simona passa con un contratto di 2 anni all'esclusiva di Sky e ritorna nella giuria di X Factor. Numerose sono le collaborazioni a progetto effettuate dalla conduttrice con altre reti e canali televisivi, come ad esempio Fox Life, e stata inoltre testimonial di numerose campagne pubblicitarie e volto di innumerevoli attività promozionali. Da quest'anno componente d'eccezione anche nella giuria di Amici, Maria De Filippi ha annunciato la presenza della showgirl come membro della commissione esterna chiamata a valutare la performance di cantanti e ballerini. Simona Ventura, vita privata, gli amori della bella conduttrice. Nel 1988 ha sposato il calciatore Stefano Bettarini dal quale ha avuto 2 figli, si sono separati nel 2004 e nel 2008 hanno divorziato. A Simona Ventura è stata anche affidata una bambina di nome Caterina che ha adottato definitivamente nel 2014. La vita amorosa e familiare di Simona Ventura, il vero amore? Dice di averlo incontrato all'età di 45 anni parlando in una intervista della sua storia con Gerò Carraro, un imprenditore italiano con il quale condivide la sua vita. Tra i loro sogni nel cassetto non sembra esserci l'idea di matrimonio nonostante dichiarino di sentirsi insieme come un tutt'uno, la metà che completa l'altro. Quando guarda al passato e racconta di Bettarini dichiara di essere sempre stata a conoscenza dei tradimenti del suo ormai ex marito, ma da donna innamorata quale era faceva finta di non vedere, secondo quanto ha dichiarato alle pagine di Vanity Fair.
Simona ha capito che tra loro era veramente finita quando il tradimento è venuto da lei, perché si sa, gli uomini lo fanno per gioco, per sentirsi apprezzati, mentre per le donne è tutt'altra cosa, entrano in gioco i sentimenti e si finisce col sostituire la persona che in partenza si credeva di amare. Simona Ventura appare e si dichiara costantemente come una donna felice, ama la sua famiglia e ha un rapporto indissolubile con la sorella Sara, conduttrice radiofonica. Oggi Simona vive la sua vita sentimentale al fianco di Gerò, anche se non sono mancati i momenti di crisi che sono stati però superati. Della sua infanzia ha sempre dichiarato di aver avuto come mito e modello Raffaella Carrà e racconta che quando era una bambina e trascorreva le vacanze dai suoi nonni, il momento preferito della giornata era la messa e spesso aveva pensato di farsi suora. Simona Ventura torna su Canale 5, è lei sua nuova madrina e Maria De Filippi ai microfoni di una celebre rivista. Simona Ventura dichiarava che non avrebbe più fatto ricorso alla chirurgia e che dalla conduzione di Selfie aveva imparato quanto in primis fosse fondamentale amare se stessi. Predica bene e razzola male, verrebbe da dire osservando le ultime foto condivise sui social in cui Simona si è mostrata acqua, sapone e silicone che l'ha...